Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo con Marco Grana, direttore tecnico del team SIC58 in Moto3. Ma prima di tutto diamogli il benvenuto. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Sì, Senti, iniziamo subito dal tuo ruolo e le tue mansioni, ecco, perché magari dall'esterno uno non sa cosa fa una persona del tuo ruolo. Ecco, spiegaci un po'. ma guarda, essere responsabile della C58 squadra corse è un lavoro che intanto è tempo pieno tutto l'anno, non è solo nei weekend di gara. È quello della gestione generale un pochino del team, quindi dell'organizzazione anche, se vogliamo dire, dei meccanici oppure degli addetti ai lavori, dei ricambi, di quello che riguarda anche proprio la parte, diciamo, più oscura che non si vede del motociclismo, per poi invece passare durante il weekend di gara, essere responsabile tecnico, quindi la gestione del setup, parlare con i piloti e poi cercare di trovare la quadra perfetta, ottimale del weekend e intanto anche cosa dire ai miei collaboratori, insomma. Ecco, senti, io partirei proprio a parlare dei tuoi piloti, ovvero la nuova lineup composta da Luca Lunetta e Filippo Farioli, se ci puoi dare un primo bilancio di questa prima parte di stagione. Ma allora, siamo partiti un po' come siamo rookie, perché comunque Luca Lunetta è la prima avventura nel motomondiale e Filippo Farioli è al secondo anno, ma dopo un anno molto difficile, l'anno scorso con KTM. Quindi le aspettative erano di partire in un livello per poi andare a crescere durante la stagione. E questo direi che con entrambi i piloti è successo. Magari la crescita di Lunetta è maggiore rispetto a quella di Filippo Farioli, però già con Farioli quest'anno ha ottenuto i suoi migliori risultati rispetto all'anno scorso, partendo anche molto bene in prova. E quindi il mio bilancio non può che essere per il momento positivo. E poi diciamo, guardiamo la seconda parte di stagione con un occhio di riguardo, ecco. Ecco, senti, parlando più nello specifico di Luca, ecco, per quanto mi riguarda, ma non penso solo per me, sembrerebbe uno di quelli buoni. Cosa cambia rispetto magari ad altri piloti? Che differenze hai trovato? Stile di guida, approccio? Insomma, dici un po'. Ma, per me Luca non è una sorpresa intanto, perché negli ultimi 2 anni l'ho seguito nei campionati minori, quindi nel Junior World Championship, il CEV, che guidava una KTM e si è comportato, direi, benissimo, nonostante avesse una KTM non ufficiale. E quindi, nonostante avesse una moto, diciamo, clienti anche con qualche cavallo in meno, è riuscito sempre a dare il massimo insieme alla squadra e l'ho sempre visto bello, bello, sempre energico. E quindi, per me, non è una sorpresa. Però sta facendo molto bene. Siamo partiti diciamo, ci dovevamo un pochino conoscere, ma soprattutto con una Honda, con le nuove Pirelli, quindi c'era proprio il motomondiale, quindi l'anno di mondiale. Per lui è stato un cambiamento veramente grande dall'anno scorso, quindi all'inizio c'è stato un po' di confusione, ma poi siamo tornati sui livelli che Luca credo meriti e spero che siamo solo all'inizio, insomma. Comunque è un ottimo Lunetta, ma ripeto, per me non è una sorpresa, era una sorpresa se non fossi riuscito a portare Luca nelle posizioni, diciamo, un po' più avanti rispetto al fondo classifica. Ecco, mentre per quanto riguarda Filippo, secondo te le difficoltà che sta avendo, ecco, magari anche proprio rispetto alle prestazioni del compagno di squadra, dipendono dal cambiamento di moto, perché comunque è stato molti anni con KTM, o semplicemente anche un fatto di gomme, perché comunque è stato un doppio salto, perché per chi non lo sapesse, quest'anno la Moto3 corre con Pirelli, così come la Moto2 dopo anni con Dunlop. Esatto, ma è partito molto bene durante i test invernali. Filippo ha fatto anche ottime prestazioni all'inizio del campionato, dove abbiamo avuto problemi, soprattutto noi tecnici miei, quindi di risolvere i problemi dell'usura della gomma. Quindi quando lui era molto veloce, purtroppo la moto non è riuscita a essere performante a fine gara per potergli permettere di fare risultati migliori rispetto a quelli che ha fatto. Per
ma la seconda parte di stagione un po' ha sofferto sicuramente un Luca Lunetta che è molto invadente avere un compagno di squadra in questo momento come Luca, però deve essere uno stimolo per fare meglio e non gli manca niente, credo gli manca soltanto un po' di scuola a mio avviso, un po' di ascoltare, un po' di capire, cercare di migliorare senza dover magari essere troppo ottuso su certe situazioni all'interno del weekend. In gara comunque riesce sempre a fare ottime cose, ma anche domenica scorsa ha fatto un recupero quasi incredibile, no? Partendo dalla pit lane, quindi diciamo che deve un attimo rispetto a Luca mettere tutto insieme, però le difficoltà maggiori sono state più che altro nell'approccio alle gare e nella gestione, diciamo, dello stress delle gare. Quello che riguarda la guida tecnico credo che non ci siano grandi problemi, quindi sono sicuro che ci farà divertire nella seconda parte di stagione. Ecco, senti, proprio riprendendo il punto di vista tecnico, ecco, nella prima parte di stagione abbiamo visto le prestazioni della Honda crescere sempre di più rispetto alla KTM. Ti volevo chiedere in quali aree era rimasta più indietro la casa giapponese rispetto a quella austriaca? Ma allora, inizio stagione sinceramente le KTM facevano molta molta paura. Ora non è che non fanno paura, sono sempre le migliori moto, però credo che ogni team Honda a suo modo sia riuscito a migliorare piano piano il proprio setup. Personalmente i test di Jerez che abbiamo avuto dopo la gara di Jerez ci hanno fatto svoltare un po' la stagione e sono da parte mia posso dire che di avere insomma trovato qualcosa di meglio rispetto all'inizio dell'anno, però con il caldo e quindi con le temperature più alte le nostre moto, le Honda, sono sempre andate meglio rispetto alle KTM, quindi con l'arrivo dell'estate ci sta un po', secondo me, salvando un po' la situazione, però aspettiamo e vediamo. Il gap c'è sempre, però quando riusciamo in certi circuiti che sono meno come dire, meno stop and go rispetto a altri circuiti, riusciamo a difenderci e lo dimostrano i piloti che delle varie squadre riescono a lottare per il gruppo di testa, ecco. Ma secondo il tuo punto di vista, ecco, se puoi dirlo ovviamente, dipende più da un fattore motoristico, di ciclistica, questo gap, o c'è dell'altro? Ma credo che sia sicuramente una mancanza di potenza a bassi giri della Honda che porta a non avere un'accelerazione top rispetto alle KTM, dove magari un pilota KTM riesce a fare un errorino e riesce a recuperare velocemente il gap, invece con la Honda devi essere molto più tondo, molto più veloce nell'apertura del gas, è più complicato andare forte con la Honda in questo momento. Se dobbiamo dire, la KTM è anche superiore un pochino tra il centro curva, tra la frenata e il centro curva, diciamo nella fase di ingresso. Nella frenata vera credo che ci siamo avvicinati molto, però la Honda sta continuando a lavorare, porterà cose durante la stagione, sappiamo dove andare, quindi credo che, spero che già dai test dell'Austria o comunque a settembre qualcosa ancora cambi e ci si avvicina ancora un altro un po' alle KTM. Ecco, un altro fattore che ha influenzato le prestazioni senza dubbio di questa prima parte di stagione, come abbiamo già detto, sono le nuove gomme della Pirelli. Se ci potresti spiegare un po' le differenze che hanno trovato i piloti nell'utilizzarle. Ma intanto la gomma Pirelli rispetto alla gomma Dunlop è più larga e quindi in una Moto3 dove le gomme sono molto strette sicuramente il pilota ha avuto un feeling molto positivo con le Pirelli, sono piaciute a tutti. La mescola è comunque più morbida rispetto alle Dunlop e quindi i lap time si sono abbassati di abbastanza in certi circuiti, per esempio Jerez, abbiamo fatto
Sì, sia con le Honda che con le KTM, tempi incredibili. La gomma ha un utilizzo, un range di utilizzo molto diverso rispetto a quello che è la Dunlop. Quindi all'inizio anche noi squadre che non siamo abituate all'utilizzo delle Pirelli eravamo un po' in confusione, insomma. Però piano piano tutti si sono avvicinati, adesso molti problemi sono stati risolti anche a livello di setup di moto, e direi che la Pirelli è una gomma incredibile, riesce comunque a poter fare tempi incredibili nei primi giri sicuramente, ma anche sul finale di gara, quindi tutto molto positivo. I piloti all'inizio si dovevano un po' abituare a questo extra grip e questa gomma più larga, che permette molto di più in fase di frenato, comunque anche di appoggio, quindi con a massima piega, e alcuni sono abituati più velocemente, altri meno, ma in questo momento credo che il livello dei piloti e delle squadre si sia già livellato, quindi non ci sono più exploit delle prime gare, ecco. Senti, prima di lasciarti libero, una piccola previsione, ecco, per la seconda parte di stagione. Ma guarda, noi credo che stiamo spiccando il volo sia come con i piloti, nel senso che dopo i test di Jerez, soprattutto con Luca, abbiamo fatto ottimi risultati, però sai, fai i risultati in una gara può essere un'eccezione, due gare può essere una conseguenza dell'altra gara, ma sono già 3-4 gare che siamo nel gruppo di test a giocarci il podio e la vittoria, quindi la cosa che mi fa sperare molto bene è che siamo nel gruppo di testa ma senza grandi problemi tecnici. E quindi credo che questo porti un po' la nostra esperienza nella categoria Moto3 a essere competitivi nelle gare che arriveranno, e un po' nei nostri piloti, che comunque, ripeto, riescono nelle ultime gare a combattere per il podio costantemente, e anche in prova siamo riusciti a avere risultati molto molto belli, come la prima fila di Luca del Sachsenring, che è una pista sicuramente non facile, dove non è scontato fare la differenza, ecco. Quindi la mia è una piena fiducia nei miei piloti, ma soprattutto io credo, non tanto speriamo di essere competitivi, ma credo che insomma lo saremo sicuramente. Allora io, Marco, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e la tua disponibilità. Grazie a voi. E detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.